È terminato il secondo prestigioso restauro programmato dal grande progetto Centro Storico di Napoli UNESCO. Stavolta l'intervento ha interessato il complesso monumentale del Duomo e la passeggiata aerea con vista sul centro antico. I lavori hanno riguardato diversi spazi interni del Duomo, tra cui anche la Cappella del Tesoro Vecchio, che un tempo ospitava le reliquie del capo e del sangue del santo patrono di Napoli e che adesso verrà riaperta al pubblico. Altri interventi importanti hanno riguardato la Cappella Seripando, il succorpo del Malvito e la cripta ipogea che ospita le sepolture di molti cardinali napoletani, oltre a diverse opere d'arte tra cui affreschi, sculture e oggetti d'arredo. Tutti quanti dicono che i fondi UNESCO sono andati persi, ecco, è proprio la testimonianza che non solo non sono andati persi, ma che i lavori continueranno nella prossima programmazione con una decisione, così si chiama, della Commissione europea che ha voluto appunto che nulla di UNESCO andasse perso. Io direi che questa è un'occasione a livello mondiale, per un motivo semplicissimo: noi restituiamo alla città, ma alla provincia, all'Italia intera, una grande manifestazione di cultura ma anche di fede. Fantastico, è un luogo splendido, pieno di mistero, di religiosità, di storia, di cultura e di paesaggio, perché si vede Napoli da un'angolatura particolare, tutta Napoli, dal mare a Capodimonte, a Castel Sant'Elmo, al cuore di Napoli, quindi è veramente bellissimo. Segno di quanto è importante investire soldi pubblici sulla cultura, sulla storia e sul patrimonio artistico monumentale della nostra straordinaria città. L'Europa ci ha premiato in questo, ci siamo mostrati credibili perché in pochissimo tempo abbiamo fatto un lavoro enorme di progettazione, di gare, di cantieri che si stanno aprendo, di cantieri e lavori che si stanno inaugurando, quindi credo che una prova eccellente della città di Napoli, che ha convinto Bruxelles che a Napoli si deve puntare soprattutto sulla cultura e su infrastrutture che ben si inseriscono in una città che vuole puntare sulla centralità dell'uomo.